Un bosco per Sanremo. In diretta dalla Sala Borsa di Bologna. Ma io non ci credo. Ciao ragazzi, allora noi come vedete siamo qui nel nostro bosco per Sanremo. Siamo qui sotto alla piazza coperta di Sala Borsa come tutti i giorni. Questa è la quarta puntata di C'era una volta un bosco. Sassa. Allora, c'è da dire che durante la pandemia noi i social li abbiamo usati parecchio. Tutti vedevo, che eri sempre lì su Instagram. Io sì, sempre. E anche movimenti come ad esempio il Friday for Future, cioè si sono un po' reinventati. Non potendo andare in piazza a manifestare, hanno fatto tante attività online. Esatto, anche i propri social sono diventati un posto dove fare, dove combattere anche per il clima, per la sostenibilità. Però c'è da dire che su questo tema, ecco, non è che siamo proprio lì. Ma io lo vedo già, lui è qui, noi adesso lo salutiamo. Ciao Giuseppe, eccoci qua. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come stai? Benissimo, benissimo. Voi? Fa freddo qua, ti senti? No, mi sento perfettamente. Ok, bene. Allora, ricapitoliamo, lui è Giuseppe Gagliano, noi ci chiamiamo il boss delle comunicazioni di ERA. E per fortuna, perché ecco, io lui non è che ne sappiamo tanto di comunicazione, abbiamo detto che appunto durante la pandemia sui social, insomma, si sono un po' reinventati, anche per parlare di sostenibilità. Voi sì. Con ERA cosa avete fatto? Ma anche per noi è stata fondamentale riuscire a rimanere in contatto con le persone, i social sono stati un mezzo decisivo, ci hanno fatto sentire più vicini e più uniti, siamo riusciti a dare dei messaggi importanti per far sentire coccolate le persone per quello che abbiamo potuto. Mi sento di fare un appello, quindi attenzione alle fake news. Ecco, sempre a prescindere dalla capita spesso sia tra i nostri coetanei, ma in realtà anche tra i nostri genitori, che quando si legge una notizia anche che riguarda l'ambiente e la sostenibilità non si guardi la fonte e si dica ah, l'abbiamo letta su Facebook, ecco. Attenzione, ma penso che non è sempre la verità, sempre verificarla almeno con un'altra fonte un po' più attendibile. Detto questo, noi abbiamo i nostri canali che vi invito a seguire, che non sono noiosi, sia Twitter che Instagram. Vi volevo invitare a mandare al nostro hashtag #ergenera quelle azioni che voi considerate sostenibili per voi e che dimostrino come con delle piccole azioni tutti i giorni si possa instillare il cambiamento. Allora, noi sappiamo che però tu hai una cosa, siccome oggi è il compleanno di Lucio Dalla. Sì, ci tengo molto a farvi vedere questa chicca. Ecco che noi siamo qua, che da quando sei arrivato ti hai detto che ce la dovevi far vedere. Esatto. E ancora non l'abbiamo vista. Allora vi ci accompagno, se allora, volete. Allora, vediamo un po', vediamo. Perché noi abbiamo un progetto artistico che si chiama SCAT e quindi con i rifiuti e un accordo con i ragazzi di Bologna, Firenze e Ravenna. Produciamo delle opere artistiche solo okay. con i rifiuti. Adesso ne approfitto dal allora, 4 marzo vedere. Oggi vi ho portato questa chicca, ci tengo molto e facciamo tutti quanti insieme gli auguri al grande Lucio. Questa è fatta solamente wow. di stoffa riciclata. È bellissimo, raga. È veramente bellissimo. Allora, noi abbiamo finito, grazie mille Giuseppe per averci accompagnato anche in questa puntata. Noi sappiamo che vogliamo avere sempre dei consigli per renderci la nostra vita più sostenibile, quindi noi ti lasciamo, non lo so, qui tu ti fermi qua, poi ci vediamo domani tutti. Certo. C'è un posto dove fai ti accampi. Sì, fai prima stare qua, abbiamo una tenda. Sì, sì, mi accampo, ho visto la vostra tenda, deve essere comodissima, quindi benissimo. Voglio usarla. Perfetto. Ok, grazie mille. Ciao, grazie a voi. Ciao. Un bosco per Sanremo. In diretta dalla Sala Borsa di Bologna. Ma io non ci credo.